Buonasera e benvenuti dalla Tribal Cup. A sfidarsi questa sera Betis Siviglia contro Eintracht di Francoforte, formazione di casa che ha mosso il primo pallone dell'incontro. Attaccherà proprio il Betis da sinistra verso destra, Eintracht di Francoforte che attaccherà invece da destra verso sinistra. Ha trovato il giro giusto oppure persi, comunque non ha voluto correre rischi con la mano, ha messo fuori. Betis che può andare adesso alla battuta, ancora in avanti, Properzi mette nuovamente il guantone, poi dall'altra parte dal dirimpettaio di reparto Simone. Benedetti si ferma, ingaggia primo duello, ancora vittorioso il Betis che punta verso la porta, conclusione, Properzi con le mani disinnesca dalla bandierina l'Eintracht, pallone all'indietro, conclusione che batte sulla traversa, si era coordinato continuo, quello che prende però il montante alto. Qui farò lo scambio, poi continuo, Piero ne riesce a vincere un paio di rimpalli, Benedetti esce però pulito, palla al piede dalla situazione minacciosa nella metà campo del Betis, allarga sulla destra il suo pallone, vediamo se viene riproposto, sì, ha tentato Re di rendersi pericoloso, attenzione qui dall'altra parte subito con Simone, riesce a mettere la mano, ormai sta diventando una sfida 2 con Trifaro. Partenza Betis, la ragiona e poi c'è il gol con Re che ha provato in un paio di occasioni a centrare il bersaglio grande, bravo il numero 7 ad aprire il piattone, a metterla sul lato più lontano, 1-0 Betis. Rettifichiamo, la rete precedente non è stata di Re, bensì di Marconi, che ha fatto 1-0 con il destro. Ripresa del gioco affidata all'Eintracht, qui la magia, poi la conclusione, ancora continuo che si coordina in maniera anche fortunosa, finisce tra i piedi di un compagno, poi è bello lo scambio e arriva la rete dell'uno pari. L'azione da parte dell'Eintracht che pareggia i conti con continuo, scusate il gioco di parole. Calcio di punizione affidato a Marconi che sistema con precisione e minuzia il pallone sul punto di battuta, 2 uomini voluti in barriera da parte di Properzi, vediamo se andrà il 7 direttamente in porto oppure appoggerà per i vari Benedetti, Marconi e Filipponi pronti ad andare poi alla battuta, sembra però essere intenzionato il 7 ad andare in porta, Properzi ci mette la mano. Dunque termina qui il primo tempo, Betis che è passato in vantaggio, Eintracht che ha risposto con continuo alla rete dei padroni di casa, 1 pari il risultato nel corso dei primi 25 di gioco. Secondo tempo dunque al via, ricordiamo che in caso di parità si andrà alla lotteria dei rigori a muovere primo pallone della seconda parte di gara l'Eintracht. Simone ha messo la punta del piede, si farò dunque ora la battuta dalla bandierina. Appoggio corto con continuo, Rifarola muove rapidamente, arriva da continuo che pensa al tiro, Filipponi ci mette il corpo, poi Filipponi spedisce lungo in zona Properzi, continuo avanza il numero 7, aspetta e calcia, tiro che non si spegne di tanto fuori, pallone che termina però rimessa laterale, dunque Benedetti per Marconi. A 2 vicino a sé, deve appoggiare su Filipponi, poi Benedetti aspetta, ne porta un paio a spasso, si gira su se stesso, scambia con Ferri, continuo però capisce tutto e dà via al break sulla destra per Trifarò, soluzione riproposta al centro, Ferri nel tentativo di metterla fuori fa 2-1 per l'Eintracht Francoforte e poi indietro Filipponi riapre per il 7, centrale da Ferri, triangolo che si chiude, Marconi può avanzare, Marconi ancora prova il tiro, Properzi attento, chiude, Trifarò sterza con il tacco, riesce pure il tunnel su Ferri, ancora Trifarò, soluzione per continuo, Piero che non può sbagliare, da pochi passi fa 3-1 per l'Eintracht di Francoforte. Soluzione all'indietro, palla di ritorno, rimessa ancora per l'Eintracht. Continuo, cambia con il 7, poi in avanti da Trifarola, può gestire, Simone esce, la mette fuori. Eintracht che ora prova a dilagare con il Betis,
deve tornare in partita. Continuo, prova il tiro, gol meraviglioso del 7 sotto l'incrocio sul lato opposto, 4-1 per gli ospiti. Benedetti con il tacco qui, la rete di Re, stavolta sì che è sua, ed è anche una rete meravigliosa quella del 4-2 per il 22. Riesce ad appoggiare per Filipponi. Benedetti può salire, siamo allo scatto in corsia, non trovato, ottima la chiusura da parte dell'Eintracht che riparte sul lato mancino con il 7, pallone di nuovo preposta al centro, Benedetti, poi Re con spazio a sinistra, Re punta verso la porta, Re con l'esterno e ora è solo una rete di distanza a dividere il Betis e l'Eintracht di Francoforte con il 22, Re a fare 4-3. Il costo costa con Trifarò che la lavora di suola, Trifarò punta anche Benedetti, Trifarò fino in fondo, poi con il sinistro che prende l'esterno della rete, ma c'è stata deviazione e dunque giro dalla bandierina. Trifarò continuo con il destro, la piazza e c'è la rete del 5-3. Due ora le reti di distanza tra le formazioni, ancora continuo con il destro. Marconi per Filipponi, a destra da Benedetti, vediamo se si appoggia la formazione del Betis da Simone, no, il pallone per Marconi che la lavora con il destro e va da Re, Re punta, ne fa fuori uno, Re forse pensate di avere un compagno vicino a sé, forse voleva coordinarsi per il tiro, palla per Benedetti che la piazza sul palo, ancora Benedetti in aria con il mancino pro Persi, con il miracolo, con Simone che può andare alla battuta. Subito in avanti per Re, la mette a terra però continuo davanti a sé Filipponi, in qualche modo se ne va il 7, poi magia anche su Benedetti, la ritrova ora Piero Contino, lo scambio all'indietro, il pallone lungo, Benedetti la riceve, Contino la raccoglie, in avanti da Trifarò, lo scambio, poi il pallone in mezzo, e arriva anche il 6-3 con Piero Contino che va a ringraziare il 7. Lo libera, ci prova sul corpo di Piero Contino, o meglio sul braccio di Piero Contino, e quindi la punizione per il Betis Siviglia che batte subito Re, davanti a sé però due maglie nere, deve lavorarla Filipponi, Marconi ancora pro Persi, poi Contino, una calma olimpica, se ne va Marconi, punta anche Re, forse un dribbling di troppo, arriva alla rete del 6-4 con il 22 Re. Metti in calcio d'angolo. Piero Contino. All'indietro Filipponi capisce tutto. E allarga a sinistra da Marconi. Può salire. Marconi aspetta il suggerimento di un compagno. Trova Re, centrale. Trifarò la può portare in avanti per l'Eintracht. Trifarò scarta anche Simone. Poi va al tiro. E c'è il 7-4 con Trifarò. Betis che vuole chiudere in attacco il match. Benedetti aspetta, suggerisce per Marconi, poi pallone con l'esterno, Filipponi per poco non poteva calciare a porta sguarnita, Contino per l'ultima azione di gara, Contino pronto ad andare al tiro, Simone sbarra la strada e arrivano qui tre fischi da parte dell'arbitro, finisce così Betis Siviglia contro Eintracht di Francoforte 7-4 per gli ospiti. Grazie di averci seguito, da Simone Fiore del Live Sport Academy, appuntamento al prossimo incontro.